tutti operatori, bentornati sulla Rainbow 6 Tacoma. A parlarvi è Raffi, il solito mute. Lo so che vi sono mancato e se vi foste persi un po' di notizie dell'ultimo periodo, i social qui sotto in descrizione. Ma oggi, per la serie pro player che mi insegnano cose che poi io non riesco a fare in ranked, ma voi sì e mi scrivete: wow Raff, grazie, ci sono riuscito. Devo accorciare un po' il titolo di sta serie. Andiamo a fare una cosa bella che sicuramente avete letto nel titolo del video. Ma prima, per riuscirci al meglio, questo qui, il monitor devastante che mi ha mandato Zoe, che ringrazio e che è lo sponsor di questo video. Sto parlando del XL2546K 240 Hz, ovviamente indicatissimo per l'eSport, perché ha delle funzioni interne che ti permettono di performare su Siege, ma anche sugli altri FPS, in modo eccezionale. Mi riferisco in particolar modo al DIAC Plus, una tecnologia di Zowie che permette di ridurre lo screen shake, quindi la vibrazione dello schermo, sia quando ci sono le esplosioni, e su Rainbow Six sappiamo che, nonostante l'ultima patch, sono ancora un problema quelle, ma soprattutto quando si spara con l'arma, e quindi permette di controllare meglio il rinculo delle armi semplicemente riducendo il blur, in parole povere quella sorta di sfocatura che si vede quando c'è troppo shake dell'immagine. Di questo monitor ho adorato anche il telecomando. Lo so che uno dice: vabbè, il telecomando, che te ne fai? L'invenzione del secolo sono i telecomandi. È comodissimo poter cambiare uscita tra DisplayPort ad HDMI, magari quando accendo la PlayStation, semplicemente cliccando un pulsante. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è l'app XL Setting to Share, che permette di scaricare i profili dei vari giocatori e dei vari giochi per poi impostarli direttamente sul vostro monitor. Quello che ci interessa è quello di Rainbow Six, studiato appositamente per Siege, e vi lascio il link per scaricarlo sempre in descrizione insieme al link del monitor. Io ringrazio ancora una volta Zoe e ora andiamo a fare cose belle. E le cose belle le andiamo a fare in compagnia di Teb.Machko, ovviamente player dei Machko. Ciao Edo, come va? Ciao a tutti. Tutto bene, tutto bene. Ovviamente trovate i suoi canali qui sotto in descrizione, passate perché lui streama. Andiamo a provare questi spawn kill. Partiamo da... Per esempio, se il site è CCTV, la prima cosa che ti viene da fare distinto la maggior parte delle volte è rappellarti per garage, no? Yes. Fai per il rappel di garage. Sulla finestra di gym e mi picchi, tu mi dovresti vedere quando faccio questa cosa qua. Minchia, hanno lasciato questa linea di tiro qua. Hai capito? Che roba. Io spawn, passo da qua. Lo ignoravo del tutto questo. È semplice, però me non ne avevo idea. Cioè, se ti muovi così ti vedo tutto, capito? Da lì? Tu mi vedi? No. Ora non ti vedo, muoviti a destra. Qua ti vedo. Veramente, io non ho idea di dove tu sia. Ah, forse qui. Esatto. Quindi io parto, diciamo che vado da qui. Guarda là. No, non si vede nulla, è strettissima la linea di tiro. Appena ti allarghi un po'. Volendo si può preferare, secondo me qualcuno lo prende in testa. Subito. Eh sì. Yam Munchen su mappa costa. La mappa dei Gunners. Ora che hanno, che l'hanno modificata, secondo me è ancora più bella. E siccome sono Teb, il mio spawn kill è ormai riconosciuto in tutto il mondo. Quello da pull con il C4. Metti qua. Ok. Tu arrivi da là sotto e ti tiro. Ah, C4. ok. Questo è difficile un po'. Devi sentire il sound. Dopo vari mesi di tentativi, quando sento che sei abbastanza vicino, lo tiro. Ok. Dalla cam non si vede. Cioè, non ti puoi relazionare, perché uno lo può fare anche dallo spawn. Certo, sì. Ma con che precisione! Devi mirare, secondo me, dove sta l'ultima tacca di legno, più in alto. Dovrebbe essere tipo così. Sì. Giusto? Sì. Perfetto. Questo punto qua, diciamo, okay, per dare un riferimento. Vai per main. Mm-hmm. Ok. E io ti vedo, qua ti ho visto. Questo è cattivo. E io ti potevo ammazzare, capito? Questo è cattivissimo. Io lo so che alcuni maledetti già li fanno tutti questi spawn kill, però so che altrettanti non ne hanno idea di queste robe qua. Come mi giro là? Mamma, manco il tempo. Bello questo. No, questo è bello. Cavolo. Consolato, quanto sei felice te l'abbiano tolta dal competitive? Da 1 a 10?
realtà non lo so, perché nella mia carriera ho avuto momenti belli e brutti. Su console. Allora, diciamo, esco da qua. Quello più safe è quello che va verso garage proprio. Ah, me l'hanno fissato? Aspetta, è più difficile. Me l'hanno fissato. No, non ci sto credendo. No. Allora ne facciamo un altro stile di prima. Ok. Spam main. Vado verso meeting. Mamma mia. Guarda là, si vede tutto. Che Questo? roba. Questo è super safe perché stai dietro questo cestino in metallo, quindi non ti possono Sì. manco sparare indietro. Ce l'hai uno bellissimo, zio. Ok. Ok, mi piace quando mi dici così. Questo non te l'aspetterai mai. Ma ora le call ve le fate in Italiano, italiano? mezzo inglese, quello che ci Così, è, un no. mix. Cioè, le call alcune sono rimaste in inglese perché... Boh, Eh beh, certo, anche sappiamo. perché poi giocate col gioco in inglese tendenzialmente, no? Esatto, sì. Ok, io ci sono. Sono allo Vai. spawn. Posso Riscendi andare. verso destra. Scendo verso destra. Non ci credo! No, questo è semplicissimo, ma lui. Non ci ho riflettuto proprio. Pensavo tu fossi nella porta di giù. Ma eri boostato sul. Bustato Boostato. sui Ok. fiorellini là. Non so se No. lo vuoi far Questo lo vedere. voglio far vedere dalla mia, vai. Vabbè, questo sì, questo me l'hanno fatto ovunque, era anche ad FPL. Sei bustato? Ancora no, ora sì. Ok, tappi il cosino in alto. Ok, ora io passo. E mi vedi. Qua mi vedi, Oh, giusto? cavolo, porca miseria, guarda là, vedi tutto. Beh, che ho aperto troppo anche io un po' per i miei gusti, però è ok, pensavo di dover guardare ancora più giù, invece tu sei là sopra. Questo lo rubiamo a Mowgli, eh? Questo è di Mowgli? Ok, Sì. Mowgli, perdonaci. Arrivo da molo fluviale. Per il pillar west. Poi picca la finestra di pillar. Guardami. Mi vedi? Pochissimo. Cioè, beh, vedo in effetti solo il cambio di colore. Ma non ci avevo fatto caso del buco. Vabbè, poi qua io c'ho il vantaggio, perché tu quando ti esponi hai un angolo diverso. Eh sì, Cioè, perché tu non è così una... teoricamente già mi vedi. Ora no? Ora sì. Sì. Così sì? Io Io non ti vedo proprio qua. ti vedrò da metà testolina, più o meno. Ovviamente il trucco è sempre quando vai a piccati devi allontanare. Se mi allontano ti vedo. Però se ti allontani, non stai coprendo lo spawn kill, questo qua. Aspetta. Se mi allontano mi rischio tutte le finestre, esatto, il run out da qui. Capito? Quindi l'idea è trovarti in mezzo, però tu hai quel mezzo millisecondo che mi vedi arrivare. E poi cosa succede? Che la gente quando spawna lì controlla questa finestra, si aspetta questo. Tappo più grande a destra, lo Quello vedi più questo? grande, sì. Infatti questo piccolino non l'avevo mai visto. Però è importante non rompere il vedro, secondo me, perché guarda, se rompo il vedro, Eh sì, si vede tutto. io sparo al pezzettino di legno che voglio rompere. Guarda là. Però era bianco su bianco, è cattivo così, però. Villa con lo zombie che mi urla nelle orecchie. Io arrivo qui, mi vado a fare la cam. Sì. L'hai fatta la cam. Bella. A Mamma posto. mia. Ok, top. Distrutto qui. Sponi vicino allo zombie qua. Scendo. Come vedi, eh? Un pelino, però tu sei safe da tutti quanti. Cioè, solo io da qui ti vedo. Esatto, solo tu da lì. Allora qua, bello, ci sta, forse lo conosci, non so. Sono su due Ok. canali. Ok, questo è quello da sotto la telecamera. Io lì ti vedo, se tu lo rifai bene Veramente indietro. tu mi vedi? E qua ti posso vedere. Io, credimi, non ho idea di dove tu sia. Cioè, vedo il buco. Che roba! E miri lì, penso. Fammi vedere. Mira accanto alle sì. Sì, porca miseria. Ok, esco dallo spawn. Mi guardo a destra. Guardo a sinistra. Sto attento là. Tu vai per il balcone di Armor e controlla tutti gli spawn. Qua Ok, vai dritto per diciamo i conti. dritto. Signor Teb, io la ringrazio per questi spawn kill. Proverò a metterli in pratica in ranked e vediamo che cosa ne esce. Spero andrà tutto bene, farete tanti kill. Me lo auguro, me lo auguro. Va bene, grazie mille, Teb. Ricordo ancora una volta che qui sotto in descrizione ci sono tutti i canali di Teb. Quindi passateci. Ma andiamo a provare queste robe in ranked. Vediamo che ne Dai, esce. bacione. Vabbè, thanks. Grazie Grazie, mille di Edo. avermi invitato qua. No, Dai, no, no, grazie a ciao ciao. te. Ciao, 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 un abbraccio.
Ok, prima mappa, costa. Vediamo se si riesce a fare il primo spawn kill. Abbiamo detto piano inferiore, va, prendiamoci un boost degli HP così senza senso. Apriamo questa porta qua. E abbiamo detto che bisogna mirare lì. Deb, ti adoro. Zero rischio al primo tentativo. Primo tentativo, ve lo giuro. Il primo tentativo. Ok, ci sono. Mamma mia. Ok, Braz de ga... Che vuol dire? Ok, vediamo se mi riesce. Con che smirata, ma bene. Proviamoci. Bomba localizzata. Magnet in partenza. Magnet pronto. Eccoli. Cavolo, si vedono anche da lì. Che passano per un attimo. Dunque, vi siete beccati qualche spunkillino matto consigliatoci da Teb. Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordate di controllare tutte le finestre quando spawnate. Fatemi sapere quali di questi spunkill preferite, quali userete nelle vostre partite. Ringrazio ancora Zoe per aver sponsorizzato questo video e per il monitor, che è una bomba. Vi ricordo che i link sono in descrizione. Like, iscrizione, attivate la campanella. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Talk back to you. Say you like.